avversaria. Certo. Questo è il punto fondamentale, dai. Però Gennaro, ragazzi, Reggio, Gennaro da Reggio, che è Reggio? Reggio Emilia, che cos'è Gennaro? Gennaro? Patria del tricolore, Reggio Emilia, molto bene. Gennaro, da dove chiami, Gennaro? Da San Martino in Rio. Dov'è San Martino in Rio? Provincia di Reggio Emilia. Provincia di Reggio Emilia. Dimmi, Gennaro, che volevi dire? Volevo dire che Dio è amore. Sono Dio a Parma alle 10 del mattino a gridare sabato mattina che Dio è amore. Questo è importante, Gennaro. Questo è importante. Gridare, Gennaro, fra un quarto d'ora, però, circa, insomma, per quelli che ascoltano il podcast, non frega nulla. Insomma, fra un po' ti richiamiamo, caro Gennaro, perché è importante quello che vuoi fare tu. Vuoi andare a predicare? Vuoi andare a predicare Dio, che Dio è amore? Predicare la gloria! Vai a predicare la gloria. Benissimo. Lei, secondo me, dovrebbe fare un salto. Gloria al Signore! Alleluia! Faccio un salto all'ospedale di Parma prima. Fermo. C'è un serbo che non sia nazionalista, dai. Beh, insomma, dai, non diciamo cazzate. Eugenio da Salerno, anzi no, c'era Gennaro da Reggio Emilia che voleva predicare amore sabato a Parma, non so dove, giusto Gennaro? Sì, ora l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito di Dio perché sono pazzia per lui e non le può conoscere perché si giudicano spiritualmente, ma l'uomo spirituale giudica ogni cosa e non è giudicato da alcuno. C'era un uomo di bassa statura, il suo nome era Zaccheo, e salì sul sicomoro per vedere Gesù Cristo. Dove sta? E Gesù disse, presto Zaccheo, Zaccheo significa Zaccar, puro di cuore, scendi giù, ti devo fermare a casa tua. E Zaccheo accolse Gesù con gioia, gloria a Dio, tutti mormoravano, dicevano, andate a alloggiare a casa di un peccatore. Scusi. Ecco, sì, il Signore vuole venire a alloggiare a casa dei peccatori. Vedi? Interessante questo. Scusi, no, Gennaro, lei dov'è che va a fare queste prediche, diciamo, molto interessanti dal punto di vista spirituale? Tu come ti chiami? Giuseppe. Giuseppe lui schiavo dei fratelli. No, io non sono schiavo. I fratelli lo invidiavano perché il padre lo amava al di sopra di tutti i fratelli. E che cosa allora disse quando andò in autorità? Che disse? Sul trono d'Egitto. Sai che aveva il titolo come padre del faraone, disse ravvicinatevi allora? Fratelli, vi do la parte migliore del regno d'Egitto. Scusi, però Signore, Gennaro, avete dei bellissimi nomi, Zaccheo, Giuseppe. Scusi, Gennaro, perché ci dovrebbe interessare però questa predicazione che lei farà sabato, assoluto, che sta facendo anche adesso in giro? No, perché lei invito tutti, perché sono felice. Sì, mi scusi un attimo, ma di cosa vive lei che è così felice? Che lavoro fa tutti i giorni? Che mestiere fa per campare? Per il vino. Pompe enologiche per il vino. Pompe enologiche. E nel tempo libero va a predicare in giro per le città dell'Emilia Romagna, o sbaglio? Il sabato mattina sono ricolmo di gioia e voglio salutare Antonio da Correggio. Ma non ha una moglie, una fidanzatina? Sì. Ma non ha una moglie, una fidanzatina? Sono sposato, magari con... Zaccheo, sono sposato. È sposato. E la moglie, pur di liberarsi del matto, dice vai a predicare amico mio, così io mi diverto. Ma mi sembra giù corretto. Ora, l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito di Dio, non riceve le cose perché dello sono pazzia per lui. Io verificherei, caro, perché si apposto giudicano spiritualmente. Sì, ma io però le do un consiglio. Spirituale giudica ogni cosa e non è giudicato da alcuno. Io le do un consiglio. Zaccheo, le do un consiglio. Zaccheo. Se lei continua a rompere Zaccheo, se lei continua a rompere Zaccheo i coglioni con la Zaccheo, accogli Gesù Cristo con gioia. Ma io non devo accogliere nessuno Zaccheo adesso. Se che... Ancora questo Zaccheo. Uomo, di Zaccheo? Bassa statura. Io sono ebreo, no Zaccheo? E bassa statura, come lo sai? In un'altra parrocchia. Dio ha tanto amato il mondo. Ma lo sappiamo. Che ha dato il suo figliolo a Gesù Cristo. Sì, affinché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Ma basta nessuno la divisione muore. Siamo uno in Cristo cazzo Gesù. Si fermi, le do un consiglio. Lei, anziché andare a predicare, verifichi con cosa fa sua moglie mentre lei va a predicare in giro e basta. Non temere, Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma lo spirito d'amore, lo spirito di potenza, lo spirito di gioia, però, e guardi, la mente santa di Cristo Gesù. Io credo. Sì, ma io ho grande ammirazione. Questa è una trasmissione incredibile, lo possiamo dire. Sì, questo lo possiamo dire in maniera chiara. Amore, dispensiamo amore e gloria per tutti quanti. Sì, però Gennaro, io penso che uno che, con grande serenità, uno che il sabato mattina va in giro a predicare. Sì. Io sì penso che sia un Zaccheo. Io penso che sia Zaccheo un tanti. Esatto. Zaccheo, io penso Zaccheo che sia un uomo di bassa statura. Accogli Cristo con gioia. Ma sei non tu devo accogliere è di un'altra parrocchia il signor Parenzo. Ma il signor Parenzo è di un'altra parrocchia. Siamo uno in Cristo Gesù. Basta questa divisione. Capito, però sa, c'è stato bambini carnali, bambini spirituali, alla statura di Cristo.
Mi c'è stato un piccolo conflitto, sì, nella storia, tra i due parrocchie. Più che piccolo. Comunque mi dispiace moltissimo. Io... tutti. Dio è amore. Dio è amore. Sai, l'amore non è il male. No, ma, non c'è ma dubbio, io non però. Faccio niente. Posso Zaccheo. Non accogliere chi mi pare? Ancora, Zaccheo. Io non capisco che Zaccheo. Uomo di bassa statura. Ancora, Zaccheo, puro di cuore. Ma vaffanculo. Ma Cristo, la salvezza con gioia. Ma non c'ho nessuno. Allora, Giuseppe, è chiaro le cose. Scusi, scusi, questa predicazione però adesso, nella scrittura andiamo. Che perdonati i fratelli che ti hanno venduto. Sì, ma io non ho fatto nessuna scrittura, a me non mi hanno venduto. Io ho dei fratelli, sì, io non sapevo questa storia. Ho capito, ma che Cruciani. Sì, no, d'accordo. Sì, però. Ma non Giuseppe Cruciani, non è stato venduto da nessuno, le posso, almeno che io sappia, non lo so. Però scusi Gennaro, io voglio capire una cosa, in questa sua predicazione del sabato, poi chiudiamo perché è un intervento surreale, e a che cosa serve questa cosa a nulla, qua? Cioè, niente, a cosa a niente. Serve? Cioè, l'obiettivo della sua predicazione? Niente, che lei pazzo, lei... serve alla moglie l'amore, che si leva dal cazzo. L'amore trionfa sul male, dice la parola, sì, ho capito. Di Dio. Che ecco l'altro, è arrivato l'altro. È arrivato Teresa all'improvviso, si siede, entra in uno studio. Ah, cosa è arrivato pure Teresa. Il male con il bene. Voglio dire che l'amore ha vinto. Va bene, grazie Gennaro, grazie. Grazie.